Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, la prima dedica d'amore. Alex Migliorini è colui che ha preso il posto di Claudio Sona nella seconda stagione del Trono Gay di Uomini e Donne. Il tronista veronese aveva inquadrato tre pretendenti, Claudio Merangolo, Alessandro D'Amico e Matteo Mazzoleni. Stranamente, a differenza della prima edizione, questo trono non ha suscitato molto interesse da parte del pubblico televisivo e così Migliorini ha scelto In fretta e furia. Seguendo il suo percorso, sappiamo che è uscito in esterna con Claudio e Matteo e solo in un secondo momento è subentrato Alessandro. Come accade nei migliori film, il tronista gay ha perso la testa proprio per l'ultimo arrivato, Alessandro D'Amico. Il personal trainer in questione però risiede ad Ibiza e Migliorini, proprio per questo fatto, aveva espresso in studio la sua titubanza. Alex infatti ha riferito di non credere nelle storie d'amore a distanza. Nel frattempo, tra lui e Merangolo cresceva un feeling particolare. Il tronista, in breve tempo, ha compreso che Matteo non poteva essere tra i suoi pretendenti preferiti e così l'ha liquidato con un biglietto. In tale missiva Alex comunicava al suo corteggiatore che non lo portava in esterna perché non aveva intenzione di prenderlo in giro. È inutile dire che Mazzoleni non gliel'ha di certo mandata a dire e in studio ha accusato Migliorini di essere maleducato e dopo essersi sfogato malamente ha lasciato la trasmissione. Alessandro D'Amico e la dedica social ad Alex Migliorini. Intanto Alex ha continuato ad uscire in esterna ed i due pretendenti rimasti si sono giocati le ultime carte. Claudio si è aperto di più, mentre Alessandro ha confidato al tronista l'intenzione di volersi trasferire nuovamente in Italia. Probabilmente è stato questo particolare che ha convinto Alex Migliorini a scegliere Alessandro D'Amico. Durante il momento della scelta, Merangolo non si è scomposto, probabilmente aveva già compreso che il tronista optava per il rivale. Come sapete, la regola imposta da Uomini e Donne è quella che il tronista e il corteggiatore non possono mostrarsi sui social, se non dopo aver mandato in onda la scelta. La neocoppia ha mantenuto il patto, ma sui social network ha postato una foto dove vengono ritratte le loro mani vicine. I due, in un primo momento, si sono recati a casa di Alex Migliorini e attualmente sarebbero ospiti della sorella di Alessandro. Ed è proprio il personal trainer a postare sui social un dolcissimo messaggio d'amore al tronista. Ecco quali sono state le sue parole. È stato esattamente da questo momento che ho capito che non era più uno scherzo per me. Lì, in lontananza, un uomo forte, ma allo stesso tempo molto fragile. Intrigante a volte, ma sicuramente sincero. Ad avvicinarsi invece un'anima buona, un futuro sì, un petto su cui distendersi. Ti conosco da così poco, ma è come se ti conoscessi da sempre. Ti odio, Topolino. Secondo voi, come mai il primo tronista gay ha riscosso tantissimo successo rispetto alla seconda edizione? Credete che Claudio Sona sia riuscito meglio ad entrare nel cuore dei telespettatori italiani rispetto ad Alex Migliorini? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.